tra le splendide piante del periodo estivo del parco non possiamo dimenticarci quella del banano, altrimenti detto musa in termine tecnico. È una pianta meravigliosa che si trova in prossimità del labirinto del parco, intravedete anche il castello Scaligero in fondo a questo panorama, ed è una pianta che spesso è stata scelta per fare shooting di moda o video musicali. Si intravede il frutto presente in diverse parti della pianta. Sconsigliamo ovviamente ai turisti di mangiarlo. Entriamo nella giungla. Quindi luglio, fioriture estive, fiori di loto, ninfee, ma anche queste splendide sorprese del mese estivo. Ibischi coloratissimi, blu, bianchi, rosa, viola, l'agerstroemia in fiore, le canne indica che assomigliano agli iris, sono delicatissime e sono in fiore in questi giorni, le dalie, i tagetes. Luglio è un mese ricco di fioriture e oggi c'è il clima perfetto per venirci a trovare.